Deputato Garavaglia, chiesto di intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Ma sul metodo e su come siamo arrivati qua c'è poco da dire. Su come si è arrivata a questa enorme forzatura, bastano le rinunce dei tanti iscritti a parlare di maggioranza di 5 Stelle e PD che preferiscono consegnare il testo piuttosto che parlare in aula. E questo si chiama vergogna. Ma del resto che si arrivava qua, caro Presidente, l'abbiamo segnalato non qualche settimana fa, il 31 ottobre. Il 31 ottobre avevamo Colleghi, colleghi per favore, mi scusi. capito che finiva così e avevamo chiesto alla Presidenza di attivarsi perché non finisse così, ma non è stato fatto. Perché si capiva già che finiva così? Perché c'erano troppe divisioni. Già all'epoca il governo era diviso su una cosa importante, perché il ministro Gualtieri voleva aumentare un po' l'IVA, gli altri no, risultato ritardo nella presentazione dei documenti e le divisioni sono proseguite e sono tuttora in corso. Semplicemente questa maggioranza ha una folle paura del voto. Una folle paura del voto non solo nel Paese, nelle urne, ma anche del voto dei suoi rappresentanti in queste aule, in commissione. Figuriamoci cosa sarebbe successo, per esempio, un esempio banale, quando in commissione avremmo dovuto votare lo scudo penale dell'Ilva. Secondo voi, co cosa succedeva? Un'ovvia divisione di una maggioranza che non c'è. Peccato, è andata. Com'è andato questo governo ormai vittima di accanimento terapeutico? Ma veniamo alla manovra. Qual è la filosofia, se c'è una filosofia dietro questa manovra? Cosa c'è dietro questa legge di bilancio? Per noi alla fine è molto semplice. La politica è difficile perché è semplice. È la miscela delle ideologie PD e 5 Stelle. Il PD ama le tasse, i 5 Stelle amano l'oppressione fiscale, entrambe odiano le imprese, soprattutto le più piccole, soprattutto le partite IVA, i commercianti, gli artigiani, i professionisti. Il PD ama le tasse, e ma Colleghi, del resto basta avere un minimo di memoria storica. Se uno pensa a una tassa, gli sovviene il PD. Che cosa? Qualche esempio. L'IRAP, l'imposta rapina, chi l'ha fatta? Visco del PD, con i voti del PD. Chi è che ha aumentato la prima aliquota IRPEF dal 21 al 23? Ma sempre Prodi, sempre con i voti del PD. Visto che si parla tanto di clausole IVA, chi è che ha aumentato l'IVA non sterilizzando le clausole? Il Premier Letta del PD con i voti del PD. Uno pensa a una tassa e gli sovviene il PD. chi è? Non ci stupisce allora Non... Deputato che il PD abbia messo Sensi, tutte la queste richiama tasse. all'ordine. Vi faccio un esempio concreto, molto concreto. Anche gli amici dei 5 Stelle amano le tasse fantasiose, la plastic tax è un'idea grillina. Quando la vice ministro Castelli ce la propose, 0,25 al chilo, la proposta fu respinta con perdite, ma anche con argomentazioni molto semplici. Ma ti pare che possiamo tassare beni di prima necessità come acqua, latte, insalata? È evidente che è una tassa stupida, non può funzionare. Invece al PD è piaciuta 4 volte tanto, invece di 25 centesimi al chilo, 1 euro al chilo. Poi bontà loro, siccome stava venendo giù il mondo, in particolare ovviamente in Emilia-Romagna, la portiamo a 0,45, così le ditte non falliscono dopo un giorno, falliscono dopo una settimana, ma sempre fallimento è. Pazienza. Ma così al 5 Stelle, oltre a piacere le tasse, dicevamo plastic tax, sugar tax, tutta la stretta sulle auto, sono genialate loro, a loro piace tantissimo l'oppressione fiscale, hanno proprio una passione per l'oppressione fiscale. In questo si trovano abbastanza d'accordo col PD. Gli ISA, per esempio, i nuovi studi di settore, idea del PD,
hanno portato i commercialisti per la prima volta della storia della Repubblica a fare sciopero. Mai visti i commercialisti fare sciopero. Hanno fatto sciopero per gli ISA che non funzionano. Il PD e i 5 Stelle hanno fatto la ode degli ISA nei documenti di bilancio e non pensano minimamente, figuriamoci di toglierli, di modificarli, di renderli quantomeno funzionali. No, niente. Aggiungono burocrazia. Pensiamo al superammortamento. E anche qui, cari amici renziani, il superammortamento, l'industria 4.0, viene ridotto del 60%. E in più si aggiunge burocrazia. Gli imprenditori devono fare la relazione per come fanno gli investimenti. Vabbè. Una citazione, perché è importante che certe cose restino in questo dibattito surreale. Quando parliamo di amore per la repressione e l'oppressione fiscale, citiamo i vostri documenti. Voi riuscite a scrivere qua dentro che l'aumento di pena funge da monito e deterrente a un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del settore commercio. Questo è odio sociale. Non è contrasto all'evasione fiscale. Questo è odio sociale. Ma non solo, vi facciamo un altro esempio. L'estensione del regime dei minimi per le partite IVA, per le piccole realtà. Era previsto l'estensione e legge, quindi avete cancellato una legge vigente, tassando maggiormente per 1,5 miliardi questa categoria. Però uno vuole capire qual è la ratio. C'è una motivazione economica per cui si fa questa stretta, si torna indietro rispetto a una legge esistente? No, non c'è una motivazione economica. Cosa ha prodotto questo regime? 600.000 partite IVA nuova che sono posti di lavoro. Nuove partite IVA sono posti di lavoro. 1,5 miliardi di tasse in più, l'abbiamo detto, incassate, emersione dal nero. Tanti esercizi che non sono chiusi, sono rimasti aperti, tanti nostri giovani che non sono andati all'estero, sono rimasti in Italia. Ma voi la cancellate? Cancellate una cosa che funziona. Perché? Noi teniamo che dietro ci sia un'impostazione mentale, quella dell'odio sociale, dell'invidia sociale, che è tutt'altra cosa rispetto alla sana emulazione. Vedo una cosa che va bene e voglio che vada bene anche per me. No, invece qui c'è l'invidia sociale. È come due che fanno la gara, sei lì, agli ultimi 10 metri, gli faccio lo sgambetto, basta che non vince lui, perdiamo tutte e due. Ma così non vince nessuno, così non si fa PIL, non si fa crescita, non si fa sviluppo. Questa è un'impostazione mentale che noi proprio non possiamo condividere. Chiudo una considerazione su questo mantra del miracolo di aver aumentato l'aumento dell'IVA. Questa cosa è molto interessante. Viene il ministro Gualtieri in commissione bilancio per l'audizione e gli facciamo una domanda semplice. La domanda semplice è: caro ministro, ci spiega qual è la ratio di aumentare benzina e gasolio l'anno venturo di 1,2 miliardi, poi di 1,6 miliardi, poi salire fino a 2 miliardi? Perché aumentare gasolio e benzina per tutti, per poi dare solo ad alcuni, solo ai più ricchi, quelli che usano la carta di credito, il cosiddetto bonus della Befana? È una cosa che ovviamente non ha senso. Va bene, è ovvio che non ha senso, infatti nessuna persona sensata farebbe una sciocchezza simile. La risposta del ministro è stata: ma non è così. Non è aumento dell'IVA, quella accisa che abbiamo messo nel 2021, è solo una clausola di salvaguardia che verrà tolta come vengono sempre tolte tutti gli anni. Allora, carissimi, ci avete preso per i fondelli fino adesso. Tutto il miracolo dell'aver tolto l'aumento dell'IVA è, come ha detto il vostro ministro Gualtieri, il minimo sindacale, quello che si fa ogni anno tranne Letta nel PD nel 2015. Quindi in questa manovra fantastica, che distrugge PIL, l'unica roba che c'è è quello che avrebbero fatto tutti. Grazie Presidente. Grazie, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.